Salve, io sono Randane e sto facendo questo video dal Gambia. Quando ho sentito per la prima volta sulla permacultura, ho guardato su internet per trovare alcune informazioni, ma non trovavo informazioni riguardo agli aspetti pratici della permacultura. Ecco perché in questo video, in questo piccolo video, mi contenterò di entrare nel campo della permacultura, non per parlare della sua filosofia, ma di alcuni aspetti pratici per iniziare un progetto della permacultura. Comunque sarà sempre difficile di dare una spiegazione in poche parole, ma ci proverò. La permacultura è un metodo o una filosofia nel relazionarsi con la natura. E il mondo e il suolo in modo originale. L'argomento è ampio, quindi qui mi limiterò a parlare soltanto del suolo. Allora, cosa ci insegna la permacultura? Ci insegna che il suolo ha un suo modo di lavorare, ha un suo modo di esistere e ha un suo modo originale per poter dare all'uomo la possibilità di ricevere in abbondanza. Ecco, dico bene, di ricevere in abbondanza perché l'umanità possa realizzarsi pienamente. Questo è il suo scopo dal creatore. Attualmente lo stato del suolo e della natura in generale si trova in una brutta situazione. Tutti quanti ci stiamo accorgendo di questa realtà. Io non sono un esperto per parlare dei vari cambiamenti climatici, ambientali, ma posso dire che la ragione principale della devastazione della Terra si trova nelle caratteristiche cadute dell'uomo. L'uomo si avvicina al suolo unicamente per prendere, invece di stabilire dei rapporti, di dare e ricevere. Quindi, che cosa è la permacultura? Ora, abbiamo capito che il suolo ha il suo metodo, i suoi principi originali per lavorare, per rigenerarsi. La prima domanda che ci viene in mente, oppure che ci deve venire in mente, è che cosa dobbiamo fare per permettere al suolo di ritrovare i suoi principi originali e quindi per poter rigenerarsi da solo? Questa è proprio una bella domanda. E questo discorso vale anche per i paesi dove c'è solo due stagioni, per esempio in Africa, dove sono in questo momento, sono nel Gambia, in Africa occidentale. Qui vorrei citare un dei slogan della permacultura. Ecco,
Bisogna creare un ambiente tipo foresta. Ecco qui lo scopo della permacultura. Ma allora, come possiamo fare questo? Il primo punto è di creare l'ambiente. Cioè creare nel nostro giardino, nel nostro campo, un appezzamento di terra, oppure si può dire anche una parcella di terra, da preparare per la permacultura. Dobbiamo rigirare il suolo e ripulirlo da eventuali sporcizie. Le forme delle parcelle e la lunghezza sono una scelta libera, ma invece la larghezza di questa parcella deve essere non più lunga, non più larga di una mano estesa, quando stendiamo la mano. Perché per raccogliere i frutti non bisogna camminare sulle parcelle, ma basta estendere la mano per raccogliere i frutti. Bene, qui stiamo facendo una pausa. Il suolo è un suolo molto duro da lavorare, è proprio tanta, tanta fatica per rimuovere il suolo, pulirlo. E qui, quindi siamo qua. Qui un altro tipo di parcella che stiamo preparando per il nostro progetto della permacultura. Anche qua potete vedere che è alzata dal suolo. Cercheremo di farla alzare ancora un po' di più, tra 40, 30 e 40 centimetri di altezza. Il secondo punto. Dopodiché, il secondo punto è innaffiare. C'è bisogno di innaffiare la nostra parcella abbondantemente. E qui arriviamo al terzo punto, al terzo stadio, che è seminare. Nella permacultura ci sono due cose essenziali quando si parla di seminare, cioè la densità e la diversità. Per esempio, se ho un appezzamento di terra di 16 metri di lunghezza e 1,50 m di larghezza, in questa parcella devo mettere diversi tipi di semi. Diversi tipi di semi, dico bene. Ecco dove viene la diversità. E anche mettere una grande quantità di seme possibile nello stesso posto, nella stessa parcella. Ecco
dove viene la parola la densità. Esempio, possiamo mettere semi di papaya, di moringa, di limoni, di arance, di cavolo, di carote, di cipolle, di aglio, eccetera. Il più possibile è tanta quantità possibile. Ricordiamoci che in generale il suolo è distrutto, dipende di vari tipi di suoli, se hanno subito dei lavori con prodotti artificiali, ma diciamo che il suolo è distrutto o quasi distrutto. Quindi il nostro scopo non è altro che creare un ambiente perché il suolo possa rigenerarsi. Quindi mettendo diversi tipi di semi, il suolo si ritroverà con una diversità tipi di radici sotto il suolo che lavorano per rigenerare il suolo. Dunque, il miglior modo per distruggere un suolo è di seminare un solo tipo di semi. Alla lunga il suolo muore e non darà più niente. Rigenerandosi, il suolo riesce a dare molto di più di quanto ci possiamo aspettarci. Per esempio, un terreno di 1 ettaro può dare da vivere a 10 famiglie e non è poco. Ecco qui, potete vedere la nostra parcella mentre stiamo seminando. Come vedete non creiamo dei buchi per mettere i semi, ma le mettiamo come vengono. E questa sono i principi della permacultura. Ora siamo arrivati all'ultimo stadio per la preparazione del nostro suolo per la permacultura. E questo stadio si chiama il mulching. Quindi, dopo che abbiamo seminato, arriviamo al mulching, cioè ricoprire la nostra parcella di terra di un materiale leggero, tipo il fieno oppure erba secca. Quindi questo ha lo scopo di creare un ambiente calda e allo stesso tempo permettere al suolo di conservare una certa umidità. Non è così, non sarà necessario di innaffiare troppo spesso, ma una o due volte la settimana sarebbe ben sufficiente.
Dunque, siamo arrivati alla fine di questa piccola introduzione degli aspetti pratici della permacultura per iniziare un nostro progetto. E ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.